Come ottimizzare una pagina Facebook? Vado veloce perché sono anche queste indicazioni molto semplici e che comunque vi rimangono. Nome della pagina, utilizzare il nome del brand. Essendo attività locali, le vostre, una cosa che spesso consigliamo ai nostri clienti è di mettere il nome della città a fianco al nome dell'azienda. La tua pagina come si chiama? Come nuova? Di dove? Carpi? Come nuova? Carpi. Aggiungere Carpi immediatamente all'utente che anche non ti conosce capisce che stai parlando della sua città. Questo è un dettaglio. La tua pagina come si chiama? Bianca Detailing. Se ci mettessi Rimini immediatamente è un dettaglio, però avete clientela locale. Mettere il nome della città nel nome della pagina ti permette immediatamente di dire: oh, guarda che sto parlando a te che sei riminese. Però no, quello è poi la gente, un sacco di gente comunque non legge, dice roba a caso. Quello è il problema, che non risolvi, perché fa parte proprio del, insomma, non lo risolvi. È che inserire il nome della città direttamente nella pagina, è chiaro che voi ci avete l'indirizzo, però l'indirizzo la gente non se lo va a cercare, perché dovrebbe cliccare sul nome, andare a vedere dove siete, non se lo va a cercare. Se invece lo mettete nel nome, immediatamente, senza fare nient'altro, date il messaggio automatico e dire: oh, guarda che se sei di Rimini, sto parlando a te. Se non è, cioè, questo è un consiglio banale, ma sicuro che poi si rivela efficace. Nome utente della pagina, possibilmente sceglierlo semplice. Utilizzate un'immagine del profilo che sia il vostro logo, che sia identificativo, insomma, della vostra azienda. Immagine di copertina, usare qualcosa che sia l'immagine di copertina come l'indirizzo, poi viene vista molto poco, perché rispetto a, come dicevo prima, sono pochissimi, ma è proprio dimostrato, se andate negli insight, poi ve lo faccio anche vedere, sono pochissimi gli utenti che dalla sponsorizzata cliccano sul nome della pagina e vanno a vedere, così come facciamo noi costantemente, non andiamo mai. Facebook è distribuisce contenuti, non si prende la gente e te li porta da te, sei tu che gli porti i contenuti. Quindi anche l'immagine di copertina, la pagina viene visitata in percentuale pochissime volte e quindi vista da pochissime persone. Però è uno spazio da riempire, tanto vale farlo nel modo migliore, tanto si fa una volta e evito il tuo pensiero. Metterei presentazione grafica della tua azienda, metterei delle immagini di prima e dopo delle vostre macchine, scegliete quella che più vi interessa rispetto al vostro obiettivo di business, mettere chiamata all'azione, indirizzo, recapiti, far vedere dove siete, e non starei ad impazzire più di tanto, perché appunto lo vede soltanto una pochissima percentuale di utenti. Ovviamente anche il resto, scegliete la categoria giusta, informazioni della pagina, insomma, questi sono dettagli abbastanza pratici, metteteci tutte le informazioni, questo inserire più informazioni possibili è sicuramente utile, riempire tutte le informazioni che vengono richieste è sicuramente utile, mi viene in mente gli orari di apertura, insomma tutto quell'aspetto lì, la geolocalizzazione è importantissimo, però diciamo cose abbastanza pratiche.